Penso che l'arte, come dire, non abbia una forma, ne ha molteplici e, come dire, per esprimere al meglio quelle molteplicità devi adattare prima di tutto dei modi di pensare e poi dei materiali che possono essere diversi. Ci sono dei progetti particolari sui quali lavoro, io seguo, come dire, degli stimoli, delle ispirazioni e in questo momento sento la necessità di lavorare ad un livello più estremo e più radicale rispetto a quello che ho fatto prima. Io ho lavorato per moltissimi anni usando delle immagini che erano identificabili immediatamente perché comunque facenti parte di una struttura sociale, erano immagini iconiche, simboli che potevano riportare il fruitore, diciamo, ad un tipo di rapporto con la sua storia, con la sua geografia, perché erano comunque simboli, icone ed immagini che erano riferibili a diverse culture. In questo momento il mio lavoro è molto più astratto, è diventato molto più radicale, si è rarefatta, diciamo, l'idea dell'immagine attraverso un rapporto invece che è molto più, come dire, individuale, basato su un rapporto che si crea con l'opera. Non c'è più quel rapporto superficiale dato dall'immagine, perché di immagine comunque adesso siamo pieni. Io ho sempre creduto che appunto lavorare con l'immagine fosse stato qualcosa che doveva uscire fuori da questo magma, da questa giungla generale, di cose che abbiamo intorno. Io penso che il rapporto debba essere, come dire, di concentrazione, ci debba essere uno sforzo da parte dello spettatore riguardo al rapporto proprio con l'opera d'arte. Dunque cerco di spingere in quel senso in maniera più radicale, più profonda, mettendo in crisi appunto quella che è la maniera di pensare di questo mondo che è solo per immagini, per cui uso delle non immagini, sono delle immagini completamente astratte, dei monocromi neri o comunque un tipo di lavoro che è molto più rarefatto e ha un rapporto, come dire, molto più con il sentimento e con la vocazione che come dire, riguarda più lo spettatore, è un tipo di investimento che io faccio su chi guarda l'opera, e chi guarda l'opera normalmente si deve chiedere che cosa significa, in un certo senso, perché non c'è nessunissima immagine, poi in definitiva, che gli suggerisca qualcosa, una via d'uscita, diciamo, più facile. Ci sono diversi modi di fare arte, io applico quelli che sono magari dei modi di pensare, dei modi di vedere, comuni anche nel pensiero delle persone, e cerco appunto, come dicevo prima, di scardinare questo tipo di aspetto. Cioè quel tipo di sicurezza che la gente ha vedendo magari delle determinate, come dire, simbologie, icone, luoghi comuni del pensiero che hanno accompagnato magari delle culture anche per millenni. E in quel senso, come dire, un po' mettere a rischio quelle immagini e dargli un'altra lettura, o comunque spingere il fruitore, lo spettatore, il visitatore di una mostra a pensare diversamente da quelli che sono stati i suoi schemi fino ad ora. Quello penso che sia la cosa più importante, innescare, diciamo, quel virus nel pensiero della gente che possa, come dire, portare poi un meccanismo alla sua rottura in un certo senso. E questo l'arte, secondo me, è una possibilità gigantesca perché noi come esseri umani siamo un po' dei Don Chisciotte contro dei mulini a vento, nel senso che la società, il sistema è talmente grande, talmente anche coordinato politicamente ed economicamente che è molto difficile da distruggere, bisognerebbe essere dei veri e propri rivoluzionari. La società che oggigiorno, quella in cui viviamo, è una società altamente, come dire, materialista. L'artista deve unire questo aspetto di materialismo ad un aspetto molto più spirituale, di idea. La responsabilità dell'artista, per come la vedo io, non è tanto essere popolare e riuscire, come dire, a raggiungere il maggior numero di persone possibile, ma è raggiungere le persone cercando di cambiare il modo di pensare che queste hanno. Questo penso sia la responsabilità maggiore, almeno per quanto mi riguarda. L'arte è pur sempre qualcosa che deve muovere la società in un territorio che è nuovo, per cui deve portare luce, come dire, all'interno o in una prospettiva che è oscura, deve essere un qualcosa che porta una nuova visione.
io ho detto più di una volta che artisti si nasce, non si diventa, è qualcosa che uno ha dentro, è un tipo di chiamata che arriva che, a cui uno deve rispondere, è impossibile non farlo. Ci sono in questo momento, come dire, delle identità che sono chiamate artisti, ma che effettivamente non lo sono, perché questa società ha generato, come dire, l'arte e l'immagine dell'artista come una sorta di mestiere, come un lavoro che si può fare. È una vocazione, è qualcosa che devi seguire, che, come dire, devi coltivare. Non credo che poi si possa diventare artisti in un certo senso, o lo si è oppure non lo si è.